Travelline e travellini, ben ricollegati o ben collegati. Spero che adesso ci sia Francesca che mi senta. Francesca, mi senti? Ti sento, tutto bene, a posto. Buon Questa sì. pomeriggio, Travellini. E vabbè, come nella tradizione ormai delle nostre dirette, il primo tentativo è sempre. Ben collegati dall'isola di Vulcano, sei alle Eolie, Francesca, siete partiti stamattina. Esatto. Ho pubblicato qualche tua foto, la foto della partenza, la foto della nave quando eravate a Tropea, vi stavate imbarcando, perché questo è il tour della Calabria che è partito ieri dal 2 al 9 di settembre e è prevista anche questa giornata alle Eolie. Cosa avete già visitato? Allora, noi siamo partiti stamattina da Tropea, la prima tappa è stata Stromboli, l'isola di Stromboli, lì ci siamo trattenuti un'ora e mezza circa, dopodiché da Stromboli Lipari, e a Lipari abbiamo deciso con tutti i travellini di fare l'escursione via mare del periplo, diciamo, di parte della costa del perimetro di Lipari e poi un tratto della costa di Vulcano che a piedi non è raggiungibile, quindi praticamente Vulcano l'abbiamo vista sia da terra adesso che via mare stamattina. Abbiamo fatto pausa pranzo a Lipari e adesso siamo qui a Vulcano. Perfetto, allora ti chiederei di farti vedere, così ti vedo, siamo tutti tranquilli che sei tu. Vado a salutare chi ci segue invece. Giuseppe, buonasera e buonasera anche a Tonio, buonasera anche a Carlita, buonasera, buonasera. Allora, eccoti qua. Eccoci qua. Si cala gli occhiali quando si fa. Sì, c'ho le occhiaie. Ciao anche a Giovanna, buonasera, buonasera anche a Domenica, sentono dei rumori, il vento è abbastanza forte, si è messo a C'è un favore po' del di vento, vento, sì. cerca di metterti di spalle al vento per piacere, eh. No. Vabbè, prima non si Ok. sentiva, quindi qualche E buco ora si è stava, alzato il vento. Ma meglio. ok, sì, va meglio così. Buonasera anche a Giuseppe Cacucci, sono stato a Vulcano, bellissimo, chiudi la porta, dice Tonio. Va bene, allora siete arrivati ieri, voi siete in albergo, avete fatto la prima tappa Pizzo ieri, Pizzo Calabro, ovviamente come sempre ti sei mangiata il tartufo, il gelato al tartufo, Ovviamente. che è uno dei simboli di Pizzo, Esatto, non si può poi. andare a Pizzo e non mangiare il tartufo. I travellini, io ho preso quello classico al cioccolato, i travellini invece hanno apprezzato quello al pistacchio, dicono che sia più buono. Non so, dovrei provare anche quello a pistacchio la prossima volta. Sì, visto che non ti stai facendo mancare niente, mi hai mandato prima la brioche col gelato dentro, anche con la panna, ma non si può, non si Non può. si può, non si può. Poi ieri Vabbè, siamo in. pomeriggio siete arrivati in albergo nel nostro resort con la piscina vista Eolie, tra l'altro. Qualcuno è Esatto. andato anche in spiaggia, qualcuno è rimasto in piscina, immagino, come sempre. Certo, sì. Bene, bene. Poi domani vi attende una giornata più tranquilla di relax. Poi c'è Reggio Calabria, il museo Sì. che ospita tra le altre cose anche i bronzi. I bronzi, che fa sempre piacere rivedere, poi saremo a Scilla nel pomeriggio e poi martedì, no, lunedì Gerace e Silo e poi Cattolica. martedì con la Cattolica, sì, e poi martedì cambieremo zona perché ci sposteremo verso Cosenza. Esatto, e poi lì vi aspetta la natura. Dopo aver salutato San Francesco da Paola che ci sta passando, Sì. poi avete i giganti della Sila, Della Sila, del Fai esatto. e tante altre cose. Avrete l'istrionico William ad attendervi con il musicante calabrese Marco. Marco. Insomma, una settimana intensa, piena È una di set esperienze, come dicevo esatto, noi. come sempre. Ti saluta anche Annalisa. Ciao Buonasera. Annalisa. Va bene, stai prendendo un po' di accento calabrese, Francesca. No, no, io fedelissima all'accento barese, sto respirando tanto zolfo in questo momento, c'è un odore di zolfo qui a Vulcano, infatti la roccia è gialla, È gialla, è eh? Bene, bene. particolare, particolare quest'isola. Ma ve lo siete concesso un bagno oggi? Qualcuno sì, qualcuno lo sta facendo adesso qui a Vulcano.
Ho visto qualcuno in acqua, qualcuno invece soltanto piedi e polpacci, insomma, si tu stanno... invece devi controllare lì già il dovere. No, io sono seria. No. Io mangio soltanto. Sì, voglio vedere domani la giornata libera per tutti, cosa farai. No, ieri pomeriggio sono andata in piscina ed è stato piacevolissimo il bagno in piscina. Domani bene, vediamo, devo decidere. Ottimo, ottimo. Divertitevi, continuate a divertirvi. Vi aggiornerò anche in merito al tour della Sardegna che è partito 2 giorni fa. Oggi Francesco ha pubblicato delle foto, ci salutavano da Alghero. Tu come sai, hai fatto 3 volte quel tour, sai bene cosa significa Alghero. Poi ora vanno a Capocaccia e continuerà la giornata. Spettacolo. Stasera hanno l'agriturismo, la cena in agriturismo, quindi tutto come da programma. Non so cosa, tutto a posto per le cadute, dice Tony. Che significa? In che senso tutto a posto per le cadute? No, finora non è caduto nessuno. Andavi, no, perché che andavi cadendo in Friuli forse. No, io no. Sto attenta. Va bene, Fra, buon proseguimento. Cercheremo di fare magari un'altra diretta quando ne avremo la possibilità, ne varrà particolarmente la pena, ovviamente. Va bene, quando volete, d'accordo. Intanto, Francesca, non permetterti ansia, ma comincia a prendere appunti perché abbiamo messo ieri e stamattina mercatini per il Trentino. Sono arrivati già un botto di prenotazioni, per fortuna, quindi segnati quelle date, per piacere. Me le segno pure io, che là ci dobbiamo dividere un po' di nuovo. D'accordo. Salutaci le travelline e travellini. Non mancherò. Grazie a voi, buon pomeriggio e alla prossima. E salutaci le olie, quanto sono belle. Belle. Ciao Fra, buona serata. Ciao, ciao a voi. Ciao. Ciao.